Il nome del progetto ha un significato preciso. Ha un significato preciso, nasce da un metodo, sentire l'arte, che è stato poi adattato al tipo di progetto, al gruppo, che è un gruppo di caregiver, e il titolo è stato appunto dato far risuonare le immagini, l'eco delle emozioni. Quindi il raccontare attraverso l'osservazione di un'opera d'arte, ma anche di un'opera della natura, di un albero, di un giardino, e anche siamo stati anche in teatro, al teatro comunale, siamo stati ospitati nella orchestra della Ginonieri, quindi la musica, quindi tutte le varie forme belle della cultura che vengono raccontate da questo gruppo attraverso le emozioni, e quindi il messaggio dell'artista che queste signore sono riuscite, liberando la loro, diciamo, interiorità, a manifestarla e a captarlo. Questo è una grande risorsa. Io sono Valeria Gilli, sono una catalogatrice di documenti e bibliotecaria della cooperativa Le Pagine. Sono anche una caregiver di lunga data, perché ho una mamma di una grande anziana che compirà a breve 103 anni. Sono qui oggi in questo doppio ruolo, perché stiamo per presentare un progetto di sostegno psicologico ai caregiver, e io sono sia l'ideatrice, l'organizzatrice, che una delle partecipanti al progetto. Allora, è un progetto che si è tenuto da febbraio a luglio del 2022 ed è realizzato dalla cooperativa Le Pagine, che è una cooperativa nata nel 1988, si occupa principalmente di servizi culturali ed educativi.